La quinta generazione di console vide un vero e proprio stravolgimento degli equilibri del mercato. L'arrivo di Sony con la sua PlayStation ha segnato l'inizio di una nuova era del videogioco, con l'azienda giapponese che sbaragliò immediatamente tutta la concorrenza, anche quella Nintendo che fino ad allora era stata leader incontrastata del settore degli hardware casalinghi. Ma questa nuova fase della console war non si originò certo dal nulla e la rivalità tra Sony e Nintendo aveva radici ben profonde e nasceva da un tradimento. Poracci, oggi ripercorreremo la storia della Nintendo PlayStation, un progetto partorito con l'intenzione di unire due realtà molto diverse tra di loro, che però non andò mai in porto, dando vita al più grande scisma che la storia del videogioco ricordi. Prima di iniziare, mi raccomando, se questi approfondimenti storici vi piacciono, fatemelo sapere con un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Per capire bene i rapporti tra Nintendo e Sony, bisogna tornare ai tempi del NES, la prima home console della casa di Kyoto. Conosciuto come Famicom in terra natia, l'hardware ebbe un successo straordinario e divenne un oggetto immancabile all'interno delle case delle famiglie giapponesi. Fu proprio allora che Ken Kutaragi, ingegnere impiegato nel reparto di ricerca digitale di Sony, ebbe una folgorazione. Guardando sua figlia giocare al Famicom, capì le potenzialità del mercato dei videogame e decise che anche Sony avrebbe detto la sua in questo settore. L'occasione perfetta arrivò quando Nintendo, durante le fasi di progettazione del successore del NES, iniziò a cercare un partner per la realizzazione del chip audio della futura console. Kutaragi non ci pensò su due volte e si mise subito al lavoro per ideare quello che poi sarebbe diventato il Sony SPC700. Il problema era solo uno: il mercato videoludico era ancora visto con grande sospetto dai dirigenti delle aziende giapponesi. I rappresentanti di Sony non volevano certo sporcarsi le mani in un settore del genere. Kutaragi lavorò quindi al chip in grande segreto e quando i suoi superiori scoprirono i suoi piani andarono su tutte le furie. Fortunatamente l'ingegnere trovò il supporto di Norio Hoga, il CEO di Sony, che incuriosito dal progetto e dalla determinazione di Kutaragi diede il via libera alla collaborazione. Il risultato fu un vero successo e l'inclusione dell'SPC700 all'interno del Super Famicom fu uno dei fattori determinanti che fece fare un salto qualitativo netto alla console Nintendo rispetto alla concorrenza. Ancor più importante, l'esperienza dello SNES permise di gettare le fondamenta per future collaborazioni. Da una parte, Norio Hoga era sempre più incuriosito dal mercato dei videogiochi, ma pur riponendo molta fiducia nella visione di Kutaragi, nutriva ancora un certo grado di diffidenza verso il settore e mai si sarebbe spinto autonomamente nella creazione di una console. Dall'altra, Nintendo era curiosa di esplorare le potenzialità del CD-ROM, un formato che si stava rapidamente imponendo sul mercato. La soluzione più ovvia era quella di contattare un'azienda esperta come Sony, che già si era dimostrata più che volenterosa a portare la sua esperienza nel mondo delle console. Kutaragi era insomma diventato il tratto di unione tra due realtà molto diverse che però avevano entrambe lo stesso fine: l'espansione e il predominio sul mercato videoludico. Ambizioni che ben presto avrebbero creato una rottura insanabile. Nel 1988 fu stretto un accordo molto importante, dove Nintendo affidava a Sony la produzione di una add-on per SNES, una periferica che sarebbe stata in grado di leggere tutte le cartucce del Super Nintendo e inoltre avrebbe supportato anche un nuovo formato proprietario, basato sulla tecnologia dei CD-ROM, il Super Disc. Oltre a questo, l'accordo prevedeva anche la progettazione di una console standalone, un all-in-one in grado di supportare entrambi i formati. Un hardware che avrebbe preso il nome di PlayStation, due parole per ora separate. La pratica di creare dei sistemi ibridi del genere non era affatto nuova per Nintendo, che nel corso degli anni aveva già unito le forze con aziende esterne per la creazione di corpose revisioni dei suoi hardware. Sharp, ad esempio, produsse il Twin Famicom, una macchina che univa il Famicom e il Famicom Disk System, e anche il Famicom TV, uno schermo a tubo catodico che incorporava al suo interno le componentistiche della console Nintendo. Tutto insomma procedeva per il meglio e Kutaragi, di nuovo col beneplacito di Norio Hoga, si mise subito al lavoro per dare vita a questa nuova collaborazione. Qui però iniziarono a nascere i veri problemi e le incompatibilità tra le due aziende emersero con l'entrata in scena dell'allora presidente di Nintendo, Hiroshi Yamauchi.
Bisogna capire che le frizioni nacquero a causa di diversi fattori, originati tutti innanzitutto dalla rigidità con cui le aziende giapponesi gestiscono i loro affari. Per Yamauchi, l'accordo stretto con Sony era semplicemente disastroso. Infatti la collaborazione prevedeva che Sony avrebbe avuto il pieno controllo sul formato del Super CD, mettendo Nintendo in una posizione estremamente marginale. Questo avrebbe significato non solo perdere tantissimi potenziali guadagni sulle licenze dei software, ma anche affidare a Sony un ruolo fondamentale nella gestione del progetto. E questo per Yamauchi, presidente di un'azienda che fondava la sua identità su un profondo senso dell'autonomia e sul totale controllo dei suoi prodotti, era uno scenario semplicemente inaccettabile. Per questo, in gran segreto, Yamauchi inviò in Europa il presidente di Nintendo of America, Minoru Arakawa, e il suo secondo, Howard Lincoln, per stringere un'alleanza con Philips. L'azienda olandese vedeva un potenziale accordo con Nintendo come un'occasione perfetta per pubblicizzare il suo lettore di CD-i ed era molto più incline di Sony a sottostare alle richieste del colosso nipponico. Nell'accordo, stipulato per tagliare completamente fuori Sony, Philips si impegnava nella produzione di un add-on per Super Famicom in grado di leggere CD-ROM, ma lasciava pieno controllo del formato alla grande N. L'azienda di Kyoto, dal canto suo, pur di conservare la supremazia sul formato, acconsentì a dare in licenza la serie di Mario e Zelda a Philips, che avrebbe potuto sviluppare dei titoli in esclusiva per il suo CD-i. Insomma, tutto era pronto per un grande stravolgimento, peccato che Sony ne fosse all'oscuro. La grande rottura avvenne al CES del 1991, dove Sony svelò ufficialmente al pubblico della fiera la sua PlayStation, la console nata dagli sforzi congiunti con Nintendo, un hardware in grado di aggiungere alle potenzialità del Super Nintendo quelle del CD. L'annuncio fu accolto con grande entusiasmo, destinato però a spegnersi immediatamente perché il giorno dopo, sullo stesso palco, Nintendo, sorprendendo tutti, anche Sony stessa, annunciò la partnership con Philips, interrompendo senza preavviso gli accordi presi in precedenza. La mossa di Yamauchi suscitò un grandissimo clamore e fu vissuta come un vero e proprio tradimento. Non solo Nintendo si era rimangiata la parola data, ma aveva infranto una delle regole non scritte del codice d'onore giapponese. Aveva favorito un'azienda straniera voltando le spalle alla madrepatria. Nonostante questo, Norio Hoga, ancora attratto dal potenziale del mercato, cercò di trovare una soluzione con Nintendo e le contrattazioni andarono avanti ancora per qualche anno, tanto che in questo periodo fu avviata la produzione dei primi prototipi della PlayStation e dalle catene di montaggio ne uscirono fuori circa 300 esemplari. L'accordo non fu mai trovato e i pochi titoli di cui era iniziato lo sviluppo furono riconvertiti per Super Nintendo e tra questi figura anche Secret of Mana. Sony però, piuttosto che gettare la spugna, prese tutte le conoscenze acquisite durante gli anni di lavorazione con Nintendo e fece rinascere il progetto sotto il nome di PlayStation, mettendosi in diretta competizione con il suo ex alleato. Quello che accadde dopo è la storia che conosciamo tutti e magari l'approfondiremo in un prossimo video. Sony si impose come leader del settore e diede vita a uno dei brand più iconici della storia delle console, che ancora oggi, a 25 anni dal suo debutto, è sinonimo di videogioco. Nintendo non solo vide interrotto il suo predominio, ma dalla collaborazione con Philips non ne ricavò nulla. L'add-on non fu mai prodotto e i giochi su licenza usciti su CD-i sono considerati tra i peggiori prodotti su cui siano mai apparsi dei personaggi della grande N. Del Nintendo PlayStation è emerso recentemente un prototipo funzionante al 100% dopo dei piccoli interventi di restaurazione. Venduto all'asta, il suo valore ha raggiunto i $360.000, una cifra da capogiro, ma forse più che comprensibile se si pensa all'incredibile valore storico che può avere un macchinario del genere. L'unica traccia rimasta di un matrimonio che avrebbe potuto cambiare radicalmente il videogioco come lo conosciamo oggi. Un hardware che testimonia l'imprevedibilità del mercato e delle sue dinamiche, ma soprattutto uno dei più grandi tradimenti che hanno segnato la storia dei videogame e probabilmente il rimpianto più amaro per Nintendo. Poracci, grazie per essere arrivati fino qua in fondo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi video storici e se vi piacerebbe vedere altri approfondimenti del genere. Se apprezzate questi mini documentari, mi raccomando, fatemelo sapere con un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, tradimento, ciao!